Il primo ensemble che dà inizio a questo viaggio è la banda musicale La Liretta di Nus, diretta dal maestro Livio Barsotti. Iniziamo con La Marche Militaire Française di Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns è stato un compositore, pianista e organista francese, additato più volte come il più grande compositore di serie B o come il più grande compositore privo di genio. Le sue composizioni pianistiche costituiscono il collegamento stilistico tra Liszt e Ravel. Nel 1880 compose la suite algérienne in quattro movimenti: Prélude, Rhapsodie Moresque, Rêverie du Soir e, per ultima e per voi adesso, Marche Militaire Française.
Continuiamo con Northwest Passages, scritta da Aldo Rafael Forte, un compositore americano di origine cubana, personaggio di fama internazionale con molte pubblicazioni e registrazioni di composizioni originali al suo attivo. Northwest Passages è un'opera in tre movimenti. Il titolo del lavoro è un gioco sulla frase «passaggio a nord-ovest» che gli esploratori europei cercavano durante le loro spedizioni, ed è la rotta che collega l'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico nell'emisfero boreale, passando all'interno del Mar Glaciale Artico. Il brano è liberamente ispirato a tre luoghi nello stato di Washington e si apre con foga nel primo movimento intitolato Mount St. Helens Fury. Il Monte St. Helens è un vulcano caratterizzato da attività esplosiva come il nostro Vesuvio. La musica intende rappresentare con la sua aggressività, i suoi momenti dissonanti, i cambi ritmici improvvisi e i diversi volumi di suono, le eruzioni avvenute tra i mesi di marzo e maggio del 1980. Il secondo movimento si ispira all'isola di Paget, habitat naturale per una specie in via d'estinzione, il cervo colombiano dalla coda bianca. La musica qui rappresenta serenità e tranquillità e descrive l'acqua calma e la bellezza di questa regione. Il terzo e conclusivo movimento, Skiing Crystal Mountain, è ispirato ad una giornata sugli sci sul Monte Crystal, famosa stazione invernale americana. Il brano, vedrete, è divertente in tutto e per tutto. La maggior parte delle armonie sono brillanti come lo è l'orchestrazione, simbolo del riflesso del sole sulla neve bianca delle pendici del Monte Crystal. A voi, Northwest Passages. Thank you.
Continuiamo con One Life Beautiful di Julie Giroux, compositrice americana di musica per orchestra, corali, musica da camera e numerose opere per banda. Il titolo di quest'opera racchiude un doppio senso. Il primo si riferisce alla persona a cui è dedicata, Heather Cranmer Reu, alla vita meravigliosa da lei vissuta e regalata alla cura dei suoi familiari, e a come la stesura di questo brano abbia cambiato la vita della sua autrice, portandola a conoscere persone meravigliose. Il secondo si riferisce alla presa di coscienza che si ha una sola vita, e questo ci deve far riflettere sulla sua sacralità e su quanto essa sia preziosa.
Concludiamo con Eugenia Lopez. È un particolare passo doble scritto da Bernardo Adam Ferrero, un compositore, direttore d'orchestra e musicologo di Valencia. Il passo doble è una danza molto caratteristica che prende il nome in Spagna, la cui tecnica viene studiata e approfondita in Inghilterra. Durante la danza i ballerini devono esprimere una storia di sfida come tra toro e matador, sottomissione e attacco. Importantissimi sono l'atteggiamento e l'espressione corporea. Si deve quasi sempre mantenere la posizione delle braccia come se si usasse la cappa in mano. L'espressione del viso deve avere carattere aggressivo verso il partner e lo spazio circostante alla danza, il tablao. I vestiti utilizzati per questo ballo ricordano proprio il torero per il cavaliere e per la dama, gonne larghe, principalmente rosse e nere, quasi sempre mantenute ampie nelle mani. Eugenia Lopez.